Come mai questa protesta oggi? Allora, siamo qua oggi per protestare in solidarietà a Nicoletta Dosio, ma anche nei confronti di tanti attivisti che in questi anni hanno messo i loro corpi per contrastare una grande opera dannosa che sta sprecando miliardi di euro e soprattutto sta provocando una devastazione ambientale in Val di Susa. Ecco, tu sei stata in Val di Susa? Siamo stati con, sì, ogni anno c'è il campeggio studentesco, il campeggio dei ragazzi e tanti attivisti da tutta Italia vanno in Val di Susa per portare la solidarietà ai ragazzi, alle famiglie, la cosa straordinaria che è un movimento popolare, quindi non sono solo giovani ma anche appunto anziani, famiglie che contrastano questa grande opera. Ecco, quindi sarebbe un deturpare quella che è una regione bellissima. Assolutamente sì, oltre al fatto che è una grande opera che nasconde in sé tanta corruzione, traffici illeciti e con quei soldi invece noi crediamo si debbano fare le vere grandi opere utili per le persone, mettere in sicurezza il nostro territorio, le strade, i ponti che crollano, queste sono le grandi opere che noi riteniamo necessarie, non bucare una montagna e liberare amianto che è cancerogeno, che è dannoso per la salute di tutti.